Giuseppe è archeologo, direttore scientifico del Museo Paina e ha molti altri, diciamo, prestigiosi incarichi. Però appunto noi rivendichiamo una quota azionaria di Giuseppe. Almeno il 50% c'è. Allora, prima di passare la parola a Fausto, e poi ritornerò anche sulla questione della paralisi, adesso facciamo un po' di sciovinismo. Noi siamo i più piccoli di tutto il creato, quasi, quindi un po' di sciovinismo ci è concesso. Piccoli ma grandi. Allora, Bonaventura Decchi, che è stato un grande germanista, un grande letterato, scrisse in una preparazione di un libro di Gaetano Tardini una frase micidiale: figulle più grandi non me ne vogliono gli amici di figulle, ma parlano a più scienza. Quando scrisse lui appena la guerra, evidentemente figulle era, aveva 5.000 persone, era ricca di pingue, di schiavi e traffici commerciali, però parlando aveva una serie di personaggi, aveva San Teresatis, aveva Gaetano Fratini che era magistrato. Questa tradizione di pensatori l'abbiamo mantenuta, perché prima c'era, adesso è uscito fuori, credo, per respirare, c'era un nostro attuale scienziato che è Renzo Caranello, che è primario di pediatria a Cagliari, professore ordinario a Cagliari, sempre di ematologia, è la nostra gloria nazionale. Poi abbiamo, in compartecipazione con Beato Giuseppe, quindi il 50% archeologo, cioè, insomma, abbiamo una serie di persone che, diciamo, tengono alta questa battuta di Bonaventura. A questo punto arrivo a Fausto Granello, il quale ovviamente anche lui è un pezzo, diciamo, anche noi abbiamo una quota azionaria di paralisità, perché il padre di Fausto è vietano, però il padre è paranese. Il 50%. Compagno di scuola di Nicodemo. Ora capirete anche perché siamo rimasti così pochi, ci sono andati a tutti. La parola a Fausto, che è consigliere regionale, il presidente del consiglio regionale dell'immigrazione. Due battute veloci, perché vogliamo appunto che l'abbiamo letta, ma credo che sia quella recitata è una cosa diversa. Prima, per ringraziare Vittorio, gli autori, i familiari, perché mettere a disposizione un pezzo di memoria della collettività credo che sia una cosa che sia un po' di interesse generale. Lo dico anche per il ruolo che da pochi mesi riveste, questa è la prima occasione, diciamo, che ho come responsabile del Consiglio regionale dell'immigrazione, carica che mi è stata attribuita da 4-5 mesi, diciamo, di esercitare, diciamo, nel concreto questo ruolo in una iniziativa che sta nelle funzioni del Consiglio regionale dell'immigrazione. Il Consiglio regionale dell'immigrazione che ha proprio la funzione di mantenere viva la memoria degli umbri nel mondo, e l'Umbria conta una comunità organizzata e tenacemente organizzata di umbri nel mondo, ancora nel Brasile, in Argentina, nel Canada, non parliamo di gran parte dei paesi europei, Svizzera, Germania, Francia, Olanda, Lussemburgo, eccetera, eccetera, Australia, eccetera, comunità organizzate che ci tengono a mantenere un legame, un rapporto con la nostra regione, con le proprie città di origine. Purtroppo quello che un po' verificare, ma come avviene per tante cose anche in questo caso, molto del lavoro fatto nel passato è un lavoro che ha lasciato molta traccia in regione, delle storie che riguardano comunità di emigrati partiti da varie zone dell'Umbria, da Gualdo, da Gubbio, l'Alta Umbria in generale. Poche sono le testimonianze come questa, e particolarmente come questa, perché ad esempio ci sono delle testimonianze di emigrati dei diversi territori umbri, anche dei nostri territori. L'ultima edizione fatta dal Consiglio regionale dell'immigrazione un anno fa, una pubblicazione su Mattia Burelli, partito da Amelia, che ha trovato l'America, ha fatto uno dei luoghi che ha fatto fortuna, però spesso si ritrova la memoria di chi in qualche modo ha avuto forse anche le risorse per tenere viva la propria
memoria, e purtroppo invece sono poche le testimonianze che riguardano la grande massa degli emigrati che hanno interessato e che interessano tuttora la nostra regione. Cerchiamo di tenere viva non solo la memoria attraverso la ricerca storica, ma anche nel tenere vivo il contatto con le famiglie e anche con gli eredi degli emigrati. Proprio in questo mese di agosto abbiamo ospitato presso l'Università per Stranieri di Perugia una trentina di giovani di terza, quarta generazione di emigrati proprio nei paesi americani, anche dal Brasile e dell'Argentina e del Canada. Abbiamo ospitati per un approfondimento sulla conoscenza della loro terra di origine, non solo della lingua italiana, ma anche della loro terra di origine. Questo perché quelle rare occasioni che ho avuto sin qui di visitare qualche comunità all'estero di nostri corregionali, ad esempio l'anno scorso in Lussemburgo, dove viene fatta ogni anno una sorta di zecchino d'oro dei bambini, sono 40 anni che la fanno, dei bambini degli immigrati, cosiddetto microfono d'oro, e partecipiamo in regione, andiamo lì per sostenere, aiutare questa cosa che è l'unico contatto che molti di questi ragazzini di 3, 4, 5 anni hanno con il nostro paese, con la nostra regione. E insomma, sentire questi ragazzini che al di là di quando cantano parlano il dialetto dei propri genitori, non parlano l'italiano, parlano l'olandese, piuttosto che, e fa proprio tenerezza. Dice come, diciamo, questa cultura nostra spesso si tramanda all'estero più per volontà delle famiglie, il contatto con i nonni, che non con, che appunto trasmettono anche non solo i ricordi, ma anche il linguaggio. Questo, ecco, per dire che cosa è il Consiglio regionale dell'immigrazione. Qui ho colto con molta soddisfazione questa opportunità di contribuire nel rilanciare questo pezzo di memoria storica della storia dell'immigrazione della nostra regione, contribuendo, per quello che abbiamo potuto fare in tempi così rapidi, a questa pubblicazione e a questo appuntamento. Ovviamente, lo diceva prima Tarparelli, fa piacere anche per l'altro fatto, non solo perché stiamo qui a parlare, raccontiamo la storia di una famiglia partita da questo paese, non solo perché ho, diciamo, un legame anche familiare con questo paese, ma perché ho scoperto, per puro caso, ora mi avete fatto venire voglia di andare a cercare bruciature dipendenti, Vittorio, quindi non so con chi potremmo lavorare, ma ho scoperto che il mio nonno, Galanello Raffaele, contadino della famiglia De Santis qui a Parrano, diciamo, è stato emigrato credo in Svizzera, da quello sicuramente in Europa, a cavallo tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, e sicuramente tra coloro che non hanno trovato né l'America né la Svizzera, perché io me lo ricordo, diciamo, le storie che mi raccontava di contadino a Parrano negli anni 20 e negli anni 30, quindi sicuramente anche lui, diciamo, ha fatto un tentativo e poi è qui tornato. Quindi, che dire, credo che sia un lavoro importante, interessante, perché lascia delle tracce di testimonianza appunto per coloro che vengono, e non solo sono i familiari che vanno a ringraziare per questo, ma credo che siano cose di interesse generale che servono a mantenere la memoria e a costruire, diciamo, la cultura che riguarda un territorio ed una cittadinanza, qual è anche questo di questo piccolo comune, ma credo che sia un contributo alla storia dell'immigrazione della nostra regione, così come valorizzeremo questa cosa anche nel lavoro che farà il Consiglio regionale di immigrazione a livello regionale. Ora noi cambiamo la, diciamo, palcoscenico, lasciamo finalmente alla voce narrata di Pompeo Ciolli e a questa storia di una vita, diciamo, immigrante e poetica. Quindi noi liberiamo assolutamente.